Allora, siamo qui con Checco Amodeo e Salvatore Tamburro, due scrittori della famosa collana Exoterica. E Checco è l'uomo del momento con il suo video da 1 milione di visualizzazioni fatto per smascherare la finta TV di Trieste delle Iene e per parlare del Bilderberg e delle banche. Vuoi presentare un attimo qua Salvatore? Allora sì, Salvatore è uno degli uomini coraggiosi in questo momento, che si sta, diciamo, opponendo ad uno stato di cose che i media vogliono tenerci nascosto. Diciamo, Salvatore, già nel suo primo libro e adesso nel secondo, Addio al debito, ci racconta quella che è la reale situazione del debito pubblico, soprattutto quelle che sono le reali cause. Dobbiamo dargli atto che è uno dei pochi che ci racconta chi sono i reali mandanti di questo debito pubblico, perché come tutte le truffe ci sono dei veri e propri mandanti. Questa è una cosa che noi dai media non verremo mai a sapere, ma ci sono persone come Salvatore, e purtroppo devo dire sono molto poche, che invece hanno fatto della propria vita una battaglia proprio su questi temi. Questo è il secondo libro di Salvatore, il terzo libro di Salvatore, e in questo lui parla anche di come poter superare questa situazione, perché ci sono appunto delle possibili soluzioni, solo che queste soluzioni non vengono mai prese in considerazione né vengono adottate, proprio perché sono delle situazioni che si oppongono a quella che è la volontà dei poteri forti. Ci sono delle persone, appunto, dei poteri forti che hanno tutto da guadagnare da questo debito pubblico, perché è un debito che noi appunto paghiamo a loro, e quindi c'è la volontà di tenere nascoste sia le soluzioni sia i mandanti di questa vera e propria truffa. Quindi adesso passo appunto a Salvatore, che ci dirà quali sono i temi nuovi di questo suo libro rispetto all'ultimo, che era Non è crisi e truffa, e passo appunto a lui la... Grazie Francesco e buonasera a tutti. Allora, niente, in questo nuovo libro ho cercato di esporre un argomento nuovo, che è quello del debito detestabile. Che cos'è? È uno strumento giuridico che diciamo è nato intorno al 1927 a opera di Alexander Sachs, che era un giurista russo, che ha presentato questo strumento giuridico per cancellare il debito pubblico, per cancellare il debito proprio di uno Stato e di una nazione. Il libro è essenzialmente diviso in tre parti. La prima parte si parla un po' della nascita del debito pubblico, che in realtà parte con l'unificazione del Regno d'Italia, cioè nel 1861 con l'unificazione si origina il grande libro del debito pubblico, in cui vengono inseriti anche i debiti di guerra, debiti diciamo che provenivano dal passato, fino ad arrivare ai giorni nostri. Noi oggi abbiamo un debito pubblico che tocca quota 2.035 miliardi, quindi una cifra enorme. Prima di arrivare però allo strumento giuridico del debito pubblico, io ho cercato appunto di fare un'analisi per capire in realtà questo debito pubblico da cosa è formato. E essenzialmente sono arrivato, ho spulciato un po' i dati statistici, i bilanci della Ragioneria dello Stato, e ho visto che essenzialmente questo debito pubblico parte dal 1981. Perché? Perché che cosa è successo nell'81? È successa la cosiddetta separazione, scissione tra Tesoro e Banca d'Italia, quando all'epoca c'era Andreatta e Ciampi. Che cosa hanno fatto? Prima del 1981 avveniva così, che quando lo Stato aveva bisogno di stampare moneta, emetteva titoli di Stato sul mercato, e tutti quei titoli di Stato che non venivano acquistati dal mercato e quindi dalle banche venivano automaticamente acquistati dalla Banca d'Italia. Quando è avvenuta la scissione nel 1981 tra Tesoro e Banca d'Italia, la Banca d'Italia ha detto: benissimo, tutti i titoli di Stato che tu non riesci a vendere sul mercato io non te li compro più. Quindi ecco in sostanza che si è venuta a creare un ammanco nella liquidità proprio dello Stato. Non è un caso che
In Italia nel 1980 il rapporto debito-PIL si aggirava intorno al 57%. Nel 1994, quindi appena 14 anni dopo, il rapporto debito-PIL era al 124%, quindi più che raddoppiato, perché nel corso di questi 14 anni l'Italia ha pagato miliardi e miliardi di interessi alle banche. Quindi il problema essenzialmente del debito pubblico che cos'è? Sono gli interessi. Se noi andiamo a esaminare gli ultimi anni per vedere l'Italia quanto ha pagato di interessi alle banche, io vi posso citare delle cifre. Per esempio, nel 2011 abbiamo pagato 78 miliardi di euro di interessi sul debito, nel 2012 ne abbiamo pagati 89 miliardi e adesso nel 2013 arriveremo a quota di 100 miliardi di euro pagati sul debito pubblico. Io, spulciando anche i dati statistici, sono giunto, quindi ho fatto una serie di somme, di calcoli, e ho visto che dal 1980 al 2011 l'Italia ha pagato qualcosa come 1887 miliardi di interessi, una cifra enorme, quindi quasi corrisponde al nostro debito pubblico. Se l'Italia, mettiamo caso, avesse avuto una politica monetaria basata sulla sovranità monetaria, a quest'ora avevamo 244 miliardi a credito, quindi avevamo un avanzo di cassa, quindi stavamo a più 244 miliardi invece che 1887 miliardi. E ovviamente lascio a voi immaginare tutto ciò che potevamo fare con questi soldi a credito, no? Cioè, quanti interessi che ha pagato fino ad oggi? Fino ad oggi abbiamo pagato gli interessi 1887 miliardi. Che è simile al... che è quasi simile al debito, perché in sostanza dal 1981 ad oggi c'è essenzialmente solo interessi sul debito. Poi c'erano dei vecchi prestiti, tra cui anche prestiti nei confronti dei Rothschild che abbiamo dovuto dare, e quindi siamo arrivati a questa cifra. Gli amici dei Cavour e compagnia cantando. Comunque, la prima parte quindi è un'analisi, diciamo, storica sul debito pubblico. Nella seconda parte invece io ho cercato di esporre quella che dovrebbe essere la politica monetaria del nostro paese. Noi attualmente viviamo in un regime secondo cui la politica monetaria più giusta è quella dell'austerity. L'austerità basata appunto sull'aumento delle tasse e il taglio della spesa pubblica. Le cose dovrebbero andare il contrario di come stanno avvenendo adesso, cioè dovremmo applicare non una politica monetaria restrittiva, ma una politica monetaria espansiva, ovvero aumentare la spesa pubblica, cioè lo Stato deve finanziare le imprese sia pubbliche che private per generare nuovi beni e servizi. Automaticamente finanziando la spesa pubblica a catena si genera lavoro, perché le imprese possono produrre, automaticamente le imprese possono occupare nuovi lavoratori. I nuovi lavoratori avranno disponibilità economica, quindi liquidità, per far riattivare i consumi. Ed ecco quindi che tutto il ciclo economico si riattiva, perché io nel mio libro ho citato Keynes, che per me è un grande economista, uno che ha fatto la storia dell'economia dal 1900 ad oggi, e lui diceva proprio questo, che uno Stato, l'economia del benessere, funziona quando la domanda aggregata, che è una serie di valori, si attiva. Per attivare la domanda aggregata noi dobbiamo aumentare i consumi, aumentare gli investimenti, aumentare la spesa pubblica, e poi si potrebbe anche, per essere più competitivi all'estero, svalutare la nostra moneta. Ora, questa formula della domanda aggregata, composta da queste quattro variabili, di queste quattro variabili importantissime che dovrebbero essere nelle mani dello Stato e di chi governa la nostra economia, lo Stato ne può gestire solo una, ovvero le tasse. Lo Stato è solo libero di aumentare o ridurre le tasse, sotto, perché non può decidere la spesa pubblica, perché non può finanziare la cifra che vuole, perché essendo vittima dei mercati finanziari e quindi delle banche, anche se lo Stato dice di aver bisogno di 80 miliardi, magari riesce a ottenere dalle banche non 80 ma 40, 45, 50 miliardi, quindi non riesce a soddisfare completamente la spesa pubblica. Di conseguenza anche gli investimenti, la variabile degli investimenti si può modificare solo riducendo una variabile che è la R, ovvero il tasso di interesse,
Chi la decide? Le banche. Sono le banche che decidono il tasso di interesse ufficiale a cui concedono un prestito. Stessa cosa anche per quanto riguarda la svalutazione della nostra moneta. Lo Stato non può emettere molta moneta per svalutarla, perché chi emette moneta non è lo Stato, sono le banche, la Banca Centrale Europea e a seguire tutte le altre banche. Quindi siamo in una situazione di completo collasso della nostra economia, siamo in piena recessione economica. E un'altra cosa, tra l'altro, io penso che lo definirei un suicidio economico, è stato quello di approvare nel 2012 il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio secondo cui le entrate di uno Stato devono essere uguali alle uscite, una cosa assurda. In realtà hanno reso incostituzionale Keynes con questo atto che hanno compiuto nel 2012 l'Unione Europea e di conseguenza i firmatari di questo atto. Perché hanno obbligato innanzitutto ad avere un deficit di bilancio al 3% e il debito pubblico dicono che non deve superare il 60%, altrimenti ci applicano delle sanzioni. Noi infatti siamo sempre sanzionati perché abbiamo un rapporto debito pubblico del 127%, quindi una cifra doppia rispetto a quella che dovrebbe essere. E quindi che cosa succede? Succede che con il pareggio di bilancio ci obbligano a non spendere troppo e anzi a tassarci. Ed ecco i risultati: disoccupazione all'11-12%, arresto dei consumi, il PIL bloccato, noi produciamo nella stessa misura in cui producevamo nel 1986, quindi produzione completamente bloccata, debito pubblico alle stelle, quindi tutta una serie di parametri negativi che sono proprio la sintesi delle conseguenze nefaste di una politica monetaria basata sull'austerity. Un altro, quindi io direi come prima cosa di riconsiderare Keynes, quindi le politiche monetarie espansive. Un'altra cosa, per esempio, che non si sa è il cosiddetto moltiplicatore di Keynes. Che cos'è? Secondo Keynes, investendo 100, lo Stato recupera 400. Che cosa vuol dire? Che se lo Stato in spesa pubblica spende 100 miliardi, quindi crea nuovi beni, nuovi servizi, le imprese cominceranno a produrre, cominceranno ad assumere nuovi lavoratori che poi cominceranno a consumare, automaticamente le imprese pagheranno delle tasse perché avranno dei redditi, automaticamente lo Stato ha un ritorno economico di 400. Quindi conviene sempre avere una spesa pubblica finanziata costantemente, cosa che invece adesso non sta avvenendo. Un'altra cosa, per quanto riguarda l'inflazione, la BCE, il compito principale della BCE qual è? Quello di controllare l'inflazione, perché dice che se l'inflazione va male, allora aumenta la disoccupazione. Questa è un'altra cosa falsa, non è vero. Noi attualmente abbiamo dei livelli di inflazione bassissimi, il 2012 il 3,2%, quest'anno gli ultimi dati li portano addirittura all'1,3% di inflazione, cioè proprio dei livelli bassissimi, eppure i dati dimostrano che al diminuire dell'inflazione sta aumentando la disoccupazione. Quindi non è un dato da tener conto l'inflazione, anzi aumentiamo la spesa pubblica, ma non freghiamocene dell'inflazione. E un'altra cosa poi che si dice, per esempio, che molti mi hanno chiesto, però Tambuto, se qua cominciamo a stampare moneta aumenta l'inflazione. Un'altra cosa falsa, non è vero. Perché l'inflazione quando aumenta? Aumenta quando io stampo moneta, si genera troppa liquidità nel mercato ed ecco quindi che il livello dei prezzi sale, c'è una perdita del potere di acquisto della nostra moneta e quindi automaticamente l'inflazione aumenta. Però nel momento in cui lo Stato emette moneta, ma emette, dico per dire, 100 miliardi di euro, ma quei 100 miliardi di euro si trasformano automaticamente in beni e servizi utili alla collettività, non si genera nemmeno lo 0,1% di inflazione. Un'altra cosa da tener conto è, quindi diciamo, questa seconda parte, la parte centrale del mio libro, tratta proprio del fenomeno di Keynes. Per esempio un'altra cosa, io ho avuto a che fare, mi sono scritto in privato, tra l'altro c'è anche una parte pubblica in cui ho avuto una discussione con Tremonti circa la politica monetaria del nostro paese e circa il fatto di stampare moneta. E lui mi scriveva in realtà, no, però Tamburro, qua se stampiamo moneta facciamo la fine della Repubblica di Weimar sotto il regime hitleriano nazista, no? Come voi ricorderete. In realtà là che cosa successe? Là c'è una falsità sui libri di storia.
che dicono che appunto nella Repubblica di Weimar la banca centrale cominciò a stampare moneta e l'inflazione schizzò alle stelle. Un'altra cosa falsa, perché la banca centrale, trovandosi in una situazione completamente disagiata nel post prima guerra mondiale, diede la facoltà alle banche private, private attenzione, di stampare moneta, le quali banche private ne approfittarono ed ecco che quindi l'inflazione aumentò. Ma non è che una banca nazionale pubblica, se stampa moneta, automaticamente genera inflazione, assolutamente no. E l'ultima parte invece del mio libro è quella poi che si concentra proprio sul debito detestabile. Che cos'è? Allora, il debito detestabile è una teoria che ha portato avanti Alexander Sachs, questo giurista russo, che cosa dice? Dice essenzialmente che lui pone dei requisiti. Allora, il primo requisito è che se un debito pubblico non ha portato dei benefici alla collettività, allora questo debito è da ritenersi nullo, è da ritenersi detestabile, quindi si può annullare. Ci sono però delle condizioni. Lui pone tre condizioni. Prima condizione è che il governo chiede dei prestiti senza il consenso dei cittadini. Quindi i cittadini hanno bisogno di 30 miliardi, il governo magari ne chiede 100. Perché chiede più 70 miliardi rispetto alle spese che dovrebbe affrontare? Perché evidentemente ci sono dei governanti che ci devono lucrare sopra. I cittadini non traggono alcun beneficio dai prestiti concessi dal governo, questa seconda condizione. Terza condizione, i creditori, quindi in questo caso le banche, perché sono loro che concedono il prestito, devono disinteressarsi di questa situazione. Secondo Sachs, se avvengono queste tre condizioni, il debito pubblico è da annullarsi. E ci deve essere proprio, secondo lui, un tribunale internazionale in grado di mettere a confronto i creditori e poi dall'altro lato ci deve essere il governo in carica che quindi denuncia i creditori per valutare quindi l'ipotesi di annullamento del debito pubblico. E vi dico la verità che queste sono tutte delle ipotesi applicabili anche al debito pubblico italiano, perché di questi 2.035 miliardi di euro che è il nostro debito pubblico attuale, valutando che 1.800 e passa miliardi di euro sono solo di interessi, quindi sono finite nelle tasche delle banche, automaticamente si evince che questi soldi non sono finiti per il benessere dei cittadini, ma sono finiti ad arricchire delle istituzioni private, delle SPA, società per azioni, che sono le banche. E, tra l'altro non tutti sanno, ma questo strumento giuridico del debito detestabile è stato già adottato da diversi paesi. Io vi posso citare un elenco veloce, magari entro nel dettaglio solo di alcuni. Allora, annessione del Texas agli Stati Uniti già nel lontano 1844. Gli Stati Uniti rifiutano il debito di Cuba 1898. Cuba all'epoca era una colonia spagnola, poi passò sotto il dominio degli Stati Uniti, e però in quel frangente Cuba aveva generato un debito nei confronti della Spagna. Nel momento in cui Cuba ritornò ad essere di proprietà degli Stati Uniti, gli Stati Uniti dissero: senti, noi rinneghiamo il debito che tu avevi nei confronti della Spagna, quindi si azzera tutto completamente. Governo sovietico rifiuta i debiti dei zaristi, nel 1918. Poi c'è il caso Tinoco, una disputa tra Gran Bretagna e Costa Rica 1923, ripudio del debito tedesco-austriaco 1938, poi c'è il debito dell'apartheid Sudafrica 1987, e un caso singolare, per esempio non tutti sanno, è il debito iracheno. Nel 2003, quando gli Stati Uniti andarono a invadere l'Iraq di Saddam Hussein con la scusa delle armi di distruzione di massa che poi non furono mai trovate, aperta parentesi, chiusa parentesi, piazzarono un governo fantoccio a dirigere, diciamo, tutta l'amministrazione irachena. Che cosa successe? Che nel bilancio c'era un debito che si era creato negli anni. Automaticamente gli americani, utilizzando proprio questo strumento giuridico del debito detestabile, annullarono completamente il debito iracheno, che quindi è cominciato completamente da capo, da zero. L'ultimo caso utilizzo di questo strumento del debito detestabile si è verificato in Ecuador. Aspetta.
Senti, prima dell'Ecuador vuoi fare un cenno anche all'Etiopia, no? L'Italia e l'Etiopia, forse non l'hai detto. Sì, ah, forse l'ho saltato questo qua, del, ah, il debito dell'apartheid, forse dice. Sì, sì, come è scritto qua nel libro, in questo trattato la Commissione Franco-Italiana di Conciliazione dice che i debiti contratti da un governo per scopi bellici o per fini di espansione territoriale non possono vincolare il governo successore a farsi carico di questi debiti. La sentenza ha un parallelo con l'occupazione italiana dell'Etiopia, considerando inconcepibile che l'Etiopia dovesse assumersi l'onere delle spese sostenute dall'Italia al fine di garantire dominio della stessa sul territorio etiope. Sarebbe assurdo, no? Che tu mi conquisti e io devo pagare le spese, il debito che tu hai contratto. Esatto, anche perché i cittadini non hanno chiesto un intervento militare o spese belliche, sono cose imposte dal governo, però i cittadini non hanno tratto alcun beneficio. Anche in Ecuador nel 2008 è avvenuto un annullamento del debito parziale del debito pubblico, perché hanno deciso che buona parte di quel debito non andava a garantire diritti ai cittadini e hanno fatto un annullamento del debito di circa l'80%. Quindi è uno strumento che potremmo adottare tranquillamente anche in Italia, perché ci sono tutti i requisiti per poterlo fare. Però ovviamente bisogna trovare un governo capace di saperlo adottare, capace di imputare le colpe ai vecchi governanti che hanno usufruito, diciamo, di questa liquidità quasi gratuita concessa soltanto dalle banche, perché poi sulle banche, sui prestiti c'è da fare un discorso particolare. Noi adesso viviamo in un momento in cui se andiamo a chiedere un prestito in banca ci chiedono il 12, il 13, il 16%. Molti non lo sanno che invece la BCE presta, la Banca Centrale Europea presta denaro alle banche, quindi Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, al tasso dell'1%, quindi li regala perché loro le chiamano iniezioni di liquidità. In realtà cosa servirebbero queste iniezioni di liquidità? Servirebbero a far sì che questo denaro creato dal nulla, tra l'altro, dovrebbe poi inserirsi nell'economia reale. E invece no, resta sempre lì confinato nel mondo della finanza fittizia, della finanza virtuale, perché poi sono soldi che servono poi a comprare il nostro debito, comprare i nostri titoli di Stato, oppure per ricapitalizzare i bilanci nel momento in cui ci sono dei buchi. Quindi non è affatto vero, come dice Draghi, che queste iniezioni di liquidità favoriranno la ripresa dell'economia, i prestiti alle imprese, ai cittadini. Non è così, perché passano dalla cassa della BCE alla cassa delle banche e la restano. Nell'economia reale non arriva nulla di questo denaro. E, tra l'altro, un'altra truffa che fanno le banche è la cosiddetta riserva frazionaria. Molti magari la conoscono, però io lo ripeto. La riserva frazionaria è una truffa, viene considerato il cosiddetto signoraggio secondario. Che cos'è? Quando, se noi adesso in questa sala fossimo tutti dei correntisti dell'Unicredit e andassimo contemporaneamente in banca a prelevare i nostri soldi, la banca non avrebbe la possibilità di poter erogare a tutti i nostri soldi. Perché? Perché fisicamente i nostri soldi non ci sono in quella banca, c'è solo del denaro virtuale, perché attraverso la riserva frazionaria, che è al 2%, che significa che quando Tizio va a depositare dei soldi, quindi io prendo e deposito 100 euro in banca, la banca è obbligata a tenere il 2% di quella cifra, ovvero 2 euro. I restanti 98 euro li può tranquillamente prestare a chi viene dopo e ha bisogno di un prestito. Ora viene da sì che nel momento in cui andiamo tutti quanti a ritirare il nostro denaro agli sportelli, la banca non ha il denaro fisico da poterci erogare. Ecco perché quando avvengono le crisi economiche, come è successo a Cipro ultimamente, tutti vanno a fare la corsa agli sportelli, la fila agli sportelli, alla banca non ha i soldi, proprio in virtù di questa truffa della riserva frazionaria. Andatelo a chiedere al vostro direttore di banca e vedete che cosa vi risponderà al riguardo. E ovviamente per un sistema più stabile a livello creditizio, la riserva frazionaria andrebbe portata almeno all'80-90%, ora lasciamo anche la facoltà di speculare su un 10%, ma è ovvio che nel momento in cui avviene una crisi la banca non ti blocca automaticamente il conto, il bancomat e tutto, e tu non diventi più proprietario dei tuoi soldi. Quindi è una cosa, un'illegalità nell'illegalità.
Tra l'altro io volevo aprire, volevo affrontare un altro argomento in questa sede, perché comunque parliamo sempre di banche e di debiti, è quello secondo cui molti non lo sanno, ma adesso magari vi faccio una domanda: secondo voi qual è la banca che ha più liquidità in Italia? Banca d'Italia? No, molti direbbero l'Unicredit, Intesa San Paolo, non è così, è la Cassa Depositi e Prestiti, che in realtà è diventata una SPA. Dal 2003 il caro Tremonti ha deciso di trasformarla in una società per azioni, è una banca che ha circa 296 miliardi di patrimonio attivo, di cui di questi 296 miliardi l'80%, 244 miliardi, derivano dai depositi postali. Quindi i soldi che voi depositate alla posta sono automaticamente utilizzati dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA, società per azioni, per investire in mutui, anche in mutui adesso, anche a privati. Quindi questa Cassa Depositi e Prestiti in realtà dovrebbe finanziare i comuni, le regioni, eccetera, eccetera. In realtà quando finanzia questi enti pubblici chiede anche dei tassi di interesse non di poco conto. Tra l'altro adesso ha cominciato a finanziare anche i privati e quindi è diventata una banca a tutti gli effetti, tale quale Unicredit, Intesa San Paolo, solo che con la differenza che lo fa con i nostri soldi, con i soldi che noi abbiamo alla posta. Quindi dovrebbe essere invece una banca, per esempio la Cassa Depositi e Prestiti sarebbe stata lo strumento ideale di una banca trasformata in una banca nazionale, una banca pubblica. Invece è stata trasformata in una banca privata in cui uno dei direttori proviene tra l'altro dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e quindi viene da sé gli interessi che ci sono in gioco, ovviamente vengono tutelati gli interessi delle banche. Quindi abbiamo una situazione in cui la nostra politica monetaria è completamente nelle mani di privati, che sono le banche. E quindi questo è il primo dato da tenere conto, quindi andrebbe tutto nazionalizzato, quindi tutto il potere di emettere moneta andrebbe trasferito automaticamente nelle mani dello Stato. È una cosa fattibile creando proprio una banca pubblica, una banca nazionale. Altra cosa importante sarebbe introdurre una politica monetaria espansiva, per esempio vedete il Giappone. Il Giappone, la cosiddetta Abe economia, Abe il nome del ministro giapponese, ha applicato una politica monetaria espansiva, cioè loro in Giappone stanno spendendo per la spesa pubblica in un mese quello che noi spendiamo in un anno. Il PIL sta crescendo a ritmi vorticosi, non hanno problemi di disoccupazione se non cifre basse rispetto alle nostre, eppure è una macchina, una locomotiva inarrestabile. Perché? Perché applicano una politica monetaria espansiva. E perché? Perché la Bank of Japan, la banca centrale giapponese, è sotto lo stretto controllo del governo giapponese, quindi è una banca centrale pubblica. Quindi se lo Stato ha bisogno, perché in Giappone costruiscono le autostrade in 15 giorni? Perché se lo Stato ha bisogno di emettere moneta, avvisa la banca del Giappone che ha bisogno di 200 miliardi di yen, quello prende, stampa e si cominciano i lavori. Cosa che invece in Italia è una cosa impensabile, visto che siamo sotto il diktat della BCE, della Banca Centrale Europea. Quindi noi possiamo completamente rivoltare tutto il nostro sistema economico, introducendo una banca nazionale, introducendo una politica monetaria espansiva, introducendo lo strumento giuridico del debito detestabile, in grado quindi di annullare una parte del debito che si è generato, automaticamente potremmo cambiare le cose in un attimo. Ovviamente c'è bisogno della volontà di un movimento politico che, salito al governo, possa realizzare tutta questa serie di cose. Grazie. Io volevo approfondire in particolare l'Ecuador, no? Che non abbiamo approfondito bene. Volevo leggere un pezzetto del tuo passaggio sull'Ecuador. Il debito dell'Ecuador 2008. Il 12 dicembre del 2008 il neo presidente del governo dell'Ecuador, Rafael Correa, dichiara ufficialmente in diretta televisiva in tutto il continente americano di aver deciso di cancellare il debito nazionale, considerandolo immondo perché immorale. Dichiara: hanno alterato la Costituzione per opprimere il popolo raccontando il falso. Hanno fatto credere che ciò che è legge ciò è legittimo e giusto. Non è così. Da oggi in terra dell'Ecuador vale il nuovo principio costituzionale, per cui ciò che è giusto per la collettività allora diventa legittimo.
Correa infatti aveva precedentemente istituito una commissione d'inchiesta che indagasse su tutte le ambigue vicende che hanno portato alla creazione della crescita del debito pubblico. Dalla relazione redatta, e questa è la parte più interessante, dalla relazione redatta da questa commissione emersero una serie di dati interessanti. Oltre l'80% del debito è servito a rifinanziare il debito stesso, mentre solo il 20% è stato destinato a progetti di sviluppo. Tutto ciò dimostrò che il sistema di indebitamento è stato solo un modo per fare gli interessi di banche e multinazionali e non dei paesi che lo subiscono. Tale commissione giunse così alla conclusione che il debito estero dall'Ecuador fossero illegittimo, così decise di fermare il pagamento del debito e in quel momento i detentori delle obbligazioni le mise sul mercato per vendere e l'Ecuador acquistò segretamente il 91% delle stesse. Ora, il nostro debito italiano dall'81 in avanti è assimilabile a questa situazione? Più che assimilabile, visto che in sostanza è stato un continuo rifinanziare il nostro debito pubblico, perché appunto come potete poi leggere nel libro, noi abbiamo costantemente pagato miliardi e miliardi di interessi solo sul debito, quindi addirittura adesso siamo arrivati nel 2013, siamo arrivati a pagare, che pagheremo, perché i titoli di Stato hanno una scadenza ben precisa, quindi già sappiamo quanto andremo a pagare, circa 100 miliardi di debito, di interessi sul debito, quindi una cifra enorme. Pensate, con 100 miliardi quante cose potremmo fare? Potremmo dare reddito di cittadinanza ai cittadini, potremmo finanziare le imprese, avviare la produzione, riavviare i consumi. Invece sono 100 miliardi che vengono presi dai soldi delle nostre tasse e vengono dati alle banche, che sono dei privati. Quindi è un meccanismo proprio perverso che il 95% della gente non conosce minimamente, e si continua ad andare avanti così, lasciando proprio il potere di emettere monete, uno dei poteri più importanti che ha lo Stato, nelle mani di questi organismi privati. Tra l'altro, tra organismi privati non c'è solo la BCE, io voglio ricordare altre associazioni a delinquere, perché così bisogna chiamarle, come il Fondo Monetario Internazionale, come il WTO, World Trade Organization, come il Bilderberg, questo covo di misterioso che non si sa che fanno in queste riunioni. Grazie a Checco che abbiamo cercato di rendere manifestare. Purtroppo sono tutta una serie di organizzazioni, tra l'altro anche il nostro Letta deriva da Bilderberg. Quale, nipote o zio? Entrambi. Senti, ma dirigeva il Fondo Monetario Internazionale all'epoca in cui Correa fece la dichiarazione di cancellazione del debito, uno che minacciò Correa, un certo Dominic Strauss-Kahn, ce lo ricordiamo per qualche altra situazione successiva forse. Comunque vorrei leggere anche poi successivamente, oltre al fatto che Chavez, Morales e tutti i presidenti sudamericani aiutarono l'Ecuador a seguito delle minacce del Fondo Monetario, fu un aiuto di fatto, ma ci fu anche un aiuto legale dal Brasile che pagò la parcella, qua dice il potente studio legale di New York, Goldberg e Goldberg, che presentò una memoria difensiva contro gli Stati Uniti, perché loro ovviamente non avallavano la dichiarazione di Correa. Questo studio legale, qua dice, 6 ore dopo gli USA si arrendono e impongono alla comunità internazionale l'accettazione e la legittimità del concetto di debito immorale. In sostanza, qua dice, in sostanza, il precedente legale, cui faceva riferimento lo studio di New York, fa riferimento al 2003, quando George Bush rinnega il debito iracheno, Saddam Hussein lascia debiti per 250 miliardi di euro, che gli USA cancellano applicando il concetto di debito detestabile, e quindi aprendo la strada a un precedente storico recente. Gli avvocati newyorkesi dell'Ecuador offrono al governo americano una scelta, o accettano in silenzio, oppure se si annulla la decisione dell'Ecuador, allora va annullata anche quella dell'Iraq, e quindi il tesoro USA deve pagare subito 250 miliardi di euro a tutti, compresi gli interessi composti per 4 anni. E poi era proprio il momento in cui Obama subentrava a Bush. E l'ultima cosa, nell'ottobre 2010, ovviamente gli Stati Uniti accettano il parere dello studio legale pagato dal Brasile. L'ultima cosa, nell'ottobre 2010 il presidente Correa è riuscito a scampare un colpo di Stato, guarda caso, che gli amici della CIA, su direzione della NSA, hanno sempre, no? Come dice Perkins, che magari poi vuoi dire chi è, no?
Nell'ottobre 2010 il presidente Correa riuscì a scampare un colpo di Stato militare grazie all'incredibile sostegno di cui gode da parte della popolazione, perché Arrigo prima si dice: da allora, potendo utilizzare le proprie risorse per la crescita sociale e non più per il pagamento del debito, l'Ecuador è andato incontro a uno sviluppo senza precedenti, la popolazione sotto la soglia di povertà è diminuita di quasi 15%. Che dici? Perkins adesso scrive libri, però nell'ottobre 2010 qualcuno avrà preso l'eredità di Perkins, no? Vogliamo ricordare chi era Perkins? Allora, Perkins era uno che lavorava, diciamo, dall'altra parte della barricata, prima di avere una sorta di riconversione. Era un uomo che lavorava per le multinazionali e per le banche, e lui ha scritto un libro, Confessioni di un sicario dell'economia, è stato invitato di recente anche da Fazio. E in realtà che cosa diceva? Lui diceva che il suo compito era quello di andare dai capi di Stato e di minacciarli, dicendo: o introduci la nostra multinazionale e concedi gli appalti pubblici a questa nostra multinazionale americana, e se accetti, qua c'è la valigetta con i soldi. Se invece non accetti, entrano in gioco i cosiddetti sciacalli dell'economia, che sono poi servizi segreti e persone che poi possono arrivare a denigrare completamente la tua immagine o addirittura a farti fuori. E quindi ecco che lui ha svelato, lui lavorava per la Battle, questa multinazionale, e lui ha rivelato, diciamo, come avviene il processo secondo cui le multinazionali si impossessano poi della politica monetaria di un paese. Ed ecco che ci ritroviamo in paesi del Sud America, ma non solo, che sono i cui governanti, eletti anche democraticamente dal popolo, vengono poi ricattati da questi insider, come lo era Perkins. Perkins poi è stato un uomo che ha avuto una sorta di riconversione e ha deciso poi di scrivere un libro. Tra l'altro gli hanno anche offerto dei soldi per non pubblicare quel libro, però lui poi è andato fino in fondo e ha deciso di pubblicarlo, perché per lui è stata una sorta di riconversione, voleva ripulirsi di tutti quei mandati criminosi ai quali invece aveva accettato in precedenza, e quindi ha reso tutto pubblico. Questo quindi Perkins, io è un autore che suggerisco, perché quel libro che ha scritto, Confessioni di un sicario dell'economia, dà proprio un quadro ben preciso di come viene manipolata proprio la politica monetaria nelle alte sfere, nelle cosiddette stanze dei bottoni. Cominciamo con le domande, c'è una domanda della nostra fotografa ufficiale. Volevo solo ricordare che Perkins è stato sdoganato recentemente da quel beota di Fabio Fazio, quindi ma non so. Prego. Sì, allora, al di là del fatto che penso sarebbe fondamentale, come tu ci insegni da anni, il ritorno alla sovranità monetaria, che è una tua battaglia ormai che conosciamo, che però riguarda tutti. Che riguarda tutti, relativamente allo strumento del debito detestabile, io mi chiedevo, tu prima dicevi bisognerebbe far sì che politicamente fosse un argomento portato all'attenzione, eccetera. Adesso questa possibilità ci sarebbe con il movimento che c'è adesso alla Camera, al Senato, che non fa altro che raccogliere le proposte dei cittadini, ovviamente esposte in maniera chiara, precisa, puntuale, come magari degli economisti possono fare, con una bella raccolta firme sostanziosa sotto. Uno la può proporre proprio alla Camera adesso, o almeno farlo conoscere in maniera forte anche alla cittadinanza italiana, anche se magari non passa, però far sapere che esiste un altro strumento, che non è vero che non si può far nulla. Perché non sfruttare questa cassa di risonanza importante? Questa era la mia domanda. Tradotto dal politichese, Roberto Fico ti darà una mano in questa battaglia, dato che comunque sarà sicuramente... No, non lo so, però lo sapere. No, che qua il Movimento 5 Stelle a Napoli ha Roberto Fico l'esponente di spicco, e sarà sicuramente uno dei prossimi portavoce del Movimento, quindi non so, Fico, Pepe ti daranno una mano in questa battaglia. No, se c'era l'idea proprio di unire le forze, capito? Se c'era. Sì, vediamo un po'.
Il discorso è molto semplice, nel senso che basta documentarsi su queste cose, soprattutto chi è parlamentare penso dovrebbe avere il dovere di documentarsi su queste cose. Il problema è che proporre queste cose così, noi teniamo conto che in Italia abbiamo la possibilità di fare dei referendum abrogativi, quindi possiamo semplicemente abrogare una legge che magari fa pena, è una legge vergogna e quindi la possiamo abrogare. Non abbiamo la possibilità però di fare un referendum propositivo, quindi in questo caso andrebbe fatta una proposta, quindi con un referendum propositivo, cosa che invece nell'ordinamento italiano non abbiamo, quindi andrebbe prima cambiata la Costituzione, inserita la possibilità di introdurre referendum propositivi senza quorum, perché poi quello è la vera essenza della democrazia, democrazia diretta intendo, e poi procedere a tutta una serie di proposte, come può essere il reddito di cittadinanza, come può essere appunto l'introduzione di un debito detestabile, come può essere un ritorno alla lira o comunque a qualsiasi altra moneta sovrana, e tutta una serie di cose. Però purtroppo in questo frangente politico io non credo che ci siano i requisiti e la volontà per poter attuare una cosa del genere. O voi per mancanza di informazione, voi per tutta una serie di cose, la vedo un'impresa alquanto ardua, almeno in questo determinato frangente storico. Ci sono altre domande? Magari in lingua inglese? Perché io vorrei chiederti, tu parli di democrazia diretta, no? Abbiamo parlato anche del fondo monetario e sai che secondo me lo strumento più importante di democrazia diretta non è il referendum propositivo, che è importantissimo, ma è il bilancio partecipativo, il cui esempio più importante è a Porto Alegre, e che negli anni 80 e 90, soprattutto negli anni 90, ha avuto una crescita esponenziale, fino a che un certo fondo monetario è andato dal governo del Brasile e ha detto: tu mi devi limitare il bilancio partecipativo di Porto Alegre perché mi sta altamente sulle palle, se no io non ti faccio più prestiti. E siccome all'epoca il Brasile non aveva così il coraggio che ha avuto nel 2010 di salvare il Correa, il bilancio partecipativo di Porto Alegre ha avuto un leggero calo a livello del fatto che era molto meno il bilancio dei soldi gestito dal bilancio partecipativo rispetto a quello gestito dal sindaco. E vero è che anche i banchieri sembra che la cosa che più temono è la democrazia diretta. Quindi, che dici? È il caso di promuovere la democrazia diretta sia all'esterno che all'interno di tutte le associazioni, partiti, sindacati, Confindustria, nelle aziende stesse, perché non vedo perché un lavoratore non debba partecipare ai profitti dell'azienda per cui lavora, magari sottoscrivendo una quota capitale in una maniera agevolata. Cioè la democrazia diretta non si limita al referendum propositivo, ma può essere anche dentro un sindacato, dato che sappiamo benissimo che CGIL e CISL e UIL non applicano nessun tipo di democrazia al loro interno, e laddove i dirigenti decidono una linea viene imposta a tutti i sindacalisti, e lo dico per esperienza diretta, dato che sono stato allontanato dal sindacalista della CGIL quando lavoravo nella mia azienda perché non condividevo la linea. Senza dubbio l'essenza, proprio come dicevi tu, della democrazia diretta è il bilancio partecipativo. Diciamo che Porto Alegre ha fatto storia, possiamo dire, su questo tema. Perché? Che cos'è il bilancio? Adesso lo spiego proprio in parole semplici. Il bilancio partecipativo è quando un comune, per esempio, ha la possibilità di spendere un certo budget, mettiamo caso 100 milioni di euro, per apportare dei beni e servizi ai cittadini. Si fa un elenco di proposte e attraverso l'ausilio anche di mezzi tecnologici, come può essere dei sondaggi, delle votazioni online o comunque delle riunioni, i cittadini votano qual è la proposta che andrebbe finanziata per prima. E quindi non sono più, diciamo, i consiglieri, il sindaco a decidere: no, oggi spendi i soldi per questa cosa, oggi spendi i soldi per quest'altra cosa. Il bilancio partecipativo è proprio l'essenza della democrazia diretta, in cui il cittadino diventa parte attivo della res pubblica. E quindi questa è una cosa che io spero appunto possa prendere piede nei vari comuni italiani, perché poi automaticamente da questi esempi, micro esempi,
la cosa si può estendere a degli esempi più a Parma Pizzarotti ha fatto dichiarazioni che lui vorrebbe farlo, no? Per ora sono cose, voglio dire, più sulla carta, diciamo, sono più dichiarazioni, ma nei fatti una cosa come il Porto Alegre non è stata ancora realizzata. La Pizzarotti lo potrebbe fare. Però la potrebbe fare, certo, visto che ne parlano, e automaticamente si possono introdurre poi tutti degli strumenti, il reddito di cittadinanza, tutta una serie di cose che ovviamente sono tutti a vantaggio dei cittadini. E ci deve essere la volontà per poterlo fare. Purtroppo attualmente, come dicevo prima, non credo che ci sia lo scenario politico per poter realizzare questa cosa qui, perché non vedo in nessun delle componenti politiche una reale manifestazione del voler attuare questi piani che partono dalla politica monetaria, perché ricordiamo che noi qua possiamo avere tutte le proposte più belle di questo mondo, ma se non ci sono i soldi per finanziarla non possiamo fare nulla. Però finora almeno non ho sentito parlare di sovranità monetaria a nessuno delle varie componenti politiche, e attenzione, non parlo di un ritorno alla lira come hanno proposto alcuni, perché è un'altra cosa, cioè uscire dall'euro e ritornare alla lira non vuol dire attuare la politica, ma una sovranità monetaria, nel senso che se noi adesso abbandoniamo l'euro, cosa che io consiglio di fare, perché il progetto euro è un progetto che già è fallito. Anzi, vi dirò di più, qua stanno dicendo i PIGS, i primi a uscire dall'Unione Europea sarà l'Italia, sarà il Portogallo, sarà la Spagna, il primo paese che uscirà dall'Unione Europea sarà la Germania, perché già sta cominciando nelle stamperie di Francoforte a ristampare di nuovo il marco, e loro ne usciranno prima che la situazione sarà catastrofica. E a parte questa parentesi, quindi l'uscita dall'euro non cambierebbe nulla, quindi se noi usciamo dall'euro e ritorniamo alla lira, e la lira è sempre emessa dalla Banca d'Italia, che è sempre una SPA, non cambia assolutamente nulla. È ovvio che bisogna creare una conversione di una Banca d'Italia che non sia più una SPA, ma che sia una banca nazionale a tutti gli effetti, cioè tutte le quote devono passare nelle mani dello Stato. Attualmente invece le quote della Banca d'Italia, sapete di chi sono? Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, e tra l'altro vi dirò di più, quando lo Stato emette titoli di Stato non è che li possono comprare i cittadini così, ci sono i cosiddetti specialisti in titoli di Stato, che è un elenco che viene aggiornato ogni 6 mesi nella Banca d'Italia, in cui ci sono i nomi di chi può comprare per primi i titoli di Stato. Se voi andate a vedere questo elenco, sono tutte banche, tra l'altro non sono nemmeno banche italiane, sono pure la banche straniere, la JP Morgan, la Nomura, quindi il nostro debito, quindi la nostra quota di politica monetaria è nelle mani anche di banche straniere, nemmeno banche italiane. Quindi è una situazione proprio perversa della nostra economia che andrebbe ripianata il prima possibile. Il problema è che non c'è la volontà di poter attuare una cosa del genere, e quindi di conseguenza siamo in balia di questi criminali, perché io non saprei come altro definirli, che continuano ad avere in mano la nostra politica monetaria. Sì, volevo anche parlare del MES, che ecco, ha proditoriamente denunciato in questo famoso video da 1 milione di visualizzazioni. Allora, io ho bisogno un attimo di 5 minuti di attenzione, perché volevo presentare questo progetto. Allora, mi rifaccio a una frase di Ford che dice: se la gente sapesse come funziona il nostro sistema monetario, farebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Io voglio ampliare questa frase e dire: se la gente sapesse quello che i media ci stanno nascondendo in questo periodo, farebbe una rivoluzione prima di domani mattina. E allora mi voglio concentrare su due cose fondamentali. Allora, innanzitutto i legami dei nostri politici, dei nostri presidenti del Consiglio e dei nostri vertici dello Stato con il gruppo Bilderberg. Sappiamo che il gruppo Bilderberg è una riunione di potenti, quindi banchieri, finanzieri, personaggi provenienti dai servizi segreti, eccetera, comunque tra i più potenti del mondo, che si riuniscono addirittura segretamente una volta all'anno, senza la stampa, senza giornalisti, senza un comunicato stampa o comunque la testimonianza di ciò che avviene in quel club. Ora, che succede? Se la gente sapesse che, parto un po' dagli anni addietro, Prodi ha partecipato
alla commissione trilaterale, che è la stessa lobby simile al Bilderberg, solo che racchiude i rappresentanti del Giappone, dell'America, del Nord America e dell'Europa. Quindi, se la gente sapesse che Romano Prodi era membro della commissione trilaterale del club Bilderberg ed è poi diventato commissario europeo. Stessa cosa è successa alla Bonino, partecipato al club Bilderberg e poi diventa commissario europeo. Poi cosa succede? Mario Monti, addirittura presidente europeo della commissione trilaterale, membro dello steering committee del club Bilderberg, diventa presidente del consiglio. Mario Draghi partecipa alla commissione trilaterale, al club Bilderberg, diventa presidente della Banca Centrale Europea. Ora stiamo parlando di club che non è che sono frequentati da milioni di persone, dove tu dici è una coincidenza, è come dire chi è stato a Napoli è diventato presidente del consiglio, una volta nella vita ci sono stati tutti, può essere. Stiamo parlando di club che racchiudono 15-20 italiani, hanno partecipato in tutto a queste riunioni. Nel club Bilderberg addirittura si parla di una quindicina di italiani che hanno partecipato e hanno avuto subito dopo tutti incarichi ai vertici della banca centrale, ai vertici dello Stato. Quindi questa cosa non può essere più considerata una coincidenza. Che cosa succede? Se alla gente i media avessero posto l'attenzione su questa cosa, ma voi pensate che la gente avrebbe poi potuto accettare Enrico Letta proveniente dalla commissione trilaterale e dal club Bilderberg? Cioè, è una cosa questa che è impensabile. O perlomeno, se non vogliamo discriminare chi ha partecipato a questi, ma perlomeno fare un'interrogazione parlamentare per cercare di capire il ruolo che hanno avuto i nostri politici in questo club e com'è possibile che dopo la partecipazione a questo club, cioè dopo che si riceve materialmente con l'invito in mano, come per incanto, si diventa Presidente del Consiglio, Presidente della Banca Centrale Europea. È lecito allora pensare che non siamo più sovrani, non decidiamo più noi le sorti dei nostri politici, ma le decidono in questa riunione di potenti, siedono lì. Scusa, ma è lecito domandarsi se il Movimento 5 Stelle vorrà parlare queste cose? Sì, infatti adesso arrivo anche a questo. Quindi troviamo Enrico Letta che Mario Monti addirittura è stato presidente europeo della Commissione trilaterale, che vuol dire che l'italiano che ha rappresentato l'Europa in una di queste grandi lobby di finanzieri e di banchieri. Ma noi qui in Italia l'avevano presentato come un rettore della Bocconi, penso, no? Ce l'hanno presentato così, un tecnico rettore della Bocconi. Nessuno ci ha detto il commissario europeo, il presidente europeo di una delle lobby di banchieri e finanzieri più importanti del mondo, fondata dai Rockefeller, nessuno ce l'ha detto. Nessuno ci ha detto che lui è membro proprio del club, membro della committee del club Bilderberg, cioè è lui che sceglie le persone che parteciperanno alle riunioni. Ora, perché la cosa è ancora più grave? E dico perché i media non possono più sorvolare una questione del genere. Ferdinando Imposimato, nel suo ultimo libro che si chiama Il paese delle stragi impunite, una cosa del genere, ha dichiarato di aver trovato. Allora, ricordiamo che Ferdinando Imposimato è stato candidato alla presidenza della Repubblica, è stato uno dei più grandi magistrati, presidente onorario della Corte Costituzionale, quindi un personaggio di un'autorità pazzesca, è quello che. L'incassazione, giudice antimafia del caso Moro, ha gestito tutto lui, eccetera. Ha dichiarato di aver trovato un documento che dice che il club Bilderberg è responsabile della strategia del terrore e di tutte le stragi più grandi che ci sono state negli anni di piombo in Italia. Ora, com'è possibile che un magistrato dice una frase del genere e io, che magari non ne conosco niente, leggo di questo club Bilderberg come responsabile delle stragi, lo metto su Google e me lo trovo nel curriculum di due presidenti del Consiglio e dell'attuale? Cioè, c'è qualcosa che non va se un club che viene dichiarato essere il responsabile delle stragi, io me lo trovo sul curriculum del presidente del Consiglio attuale? Questo non vuol dire che il nostro presidente del Consiglio è responsabile di questa cosa, ma sicuramente va spiegato alla gente come è possibile una cosa del genere. Va fatta un'interrogazione parlamentare per chiarire qual è stato il ruolo dei nostri politici in questo club, quali sono le reali responsabilità di questo club. Non ci dimentichiamo che un'interrogazione è stata fatta alla Commissione europea quando Monti era commissario europeo e partecipò al Bilderberg. Era il 93, quindi 10 anni fa. Viene fatta un'interrogazione parlamentare perché qualcuno si domandò com'è possibile che un commissario europeo partecipa a questo club. La risposta, indovinate chi la diede a quell'epoca, la diede proprio Prodi, che era il presidente della commissione, e disse no, ma non c'è nulla di strano perché lui non è
membro, ma è solamente un invitato. Chi non può partecipare a queste riunioni, sia della Commissione Trilaterale che del BIDEM, è chi appartiene al Consiglio Direttivo. Non aveva previsto Prodi che Monti sarebbe diventato proprio Presidente della Commissione Trilaterale e membro del Direttivo del Club BIDEM. Quindi praticamente nel 1993 ci è stato detto che quello che ha fatto Monti adesso è un illecito, è una cosa che non si può fare. Oltretutto Mario Monti ha partecipato al Club Bilderberg fino al 2011, dopodiché ha lasciato, nel 2012 diventa Presidente del Consiglio. Enrico Letta ha partecipato al Club Bilderberg nel 2012, nel 2013 è diventato Presidente del Consiglio. Cioè, ma se i media ci raccontassero questa cosa, la gente comincerebbe un attimo a cercare di aprire gli occhi. Papademos? Papademos in Grecia è stato uno dei pochissimi greci, forse l'unico, a partecipare al Club Bilderberg e alla Commissione Trilaterale. L'anno dopo è diventato Presidente del Consiglio Tecnico in Grecia. Nello stesso momento con Mario, in cui Mario Monti è diventato commissario, anche lui è arrivato come tecnico, come non so anche lui che qualifica gli hanno dato. Quindi è ovvio, ormai è chiaro a tutti, che è stato subito un vero e proprio golpe da parte dei poteri forti. Cioè loro si riuniscono tra di loro e decidono. In Italia andrà questa persona, in Grecia andrà quest'altra persona. Ora, qual è la cosa grave? Per esempio del governo tecnico che noi abbiamo avuto. Nell'anno del governo tecnico sono stati firmati alcuni trattati che oggi hanno messo il paese in ginocchio. La gente questo non lo sa e io me ne sono accorto che non lo sa, perché quando io l'ho proposto in un video su YouTube ho avuto 1.250.000 visualizzazioni. A me prima non mi conosceva manco la mia vicina di casa. Grazie alla collaborazione, Enrico. Grazie alla collaborazione, perché ho sfruttato appunto e di Davide Parenti che salutiamo. Perché quando tu vai da quelli che sono incaricati della nostra TV d'inchiesta, e i nostri paladini della giustizia sono conosciute le Iene in Italia da un punto di vista popolare come i paladini della giustizia, e vai a chiedere: scusate, ma se Letta e Monti vengono dal Club Bilderberg e c'è Imposimato che dice il Club Bilderberg dietro il salario di Stato, la vogliamo chiarire questa cosa d'Italia, la vogliamo spiegare, c'è un'anomalia, e loro stanno zitti e non riescono a rispondere, e anzi si innervosiscono. Dopodiché ho introdotto il tema del MES, che per me è il più grave in assoluto. Il meccanismo europeo di stabilità, che cos'è? Una sorta di salvadanaio europeo, chiamiamolo volgarmente così. Cioè l'Europa ha detto: questo è un salvadanaio, visto che noi siamo in tanti, se qualcuno rischia di fallire va aiutato. Mettiamo tutti quanti una somma in questo salvadanaio, se c'è qualche paese che sta fallendo lo aiutiamo. Detta così sembrerebbe una cosa nobile. Allora, la quota di partecipazione dell'Italia al MES è 125 miliardi di euro. Praticamente 125 miliardi di euro da mettere in un salvadanaio di soldi che non serviranno a noi, e io mi voglio augurare che non serviranno a noi, perché il giorno che noi bussiamo al MES perché siamo in crisi e chiediamo scusi, signor MES, mi può ridare parte dei soldi che le ho dato perché sto fallendo? Il MES ti risponde: li devi prendere in prestito. Cioè, e con garanzia. Li devi prendere in prestito e li devi prendere con garanzia. Se non hai soldi per ridarmi, mi devi dare cessioni di sovranità. Praticamente svendere l'Italia e darla a questi. Quindi praticamente io devo mettere dei soldi in un salvadanaio, non perché mi possono servire e me li vado a riprendere. Se poi mi servono, li devo prendere in prestito con degli interessi altissimi. Allora dico io, se li devo prendere in prestito, che senso ha che io ve li do? Se mi servono, ve li vengo a chiedere come fa il normale, mentre il cittadino va in banca e chiede il prestito. Ora, un'anomalia qual è? Questo mese, nel mese di aprile, è stata pagata una rata di 3 miliardi di euro per il MES, perché noi adesso stiamo pagando le rate. Io vedo i politici che stanno impazzendo per trovare un miliardo e mezzo di euro per salvare i cassi integrati, cioè per salvare migliaia di famiglie. Questi soldi non riescono ad uscire, e 15 giorni prima il doppio dei soldi li hanno dati al MES. C'è un'anomalia in questa cosa, c'è un'anomalia pazzesca. E questa cosa, io non so in questa sala quante persone conoscevano il meccanismo del MES, perché poi ci sono un meccanismo ancora più perverso dietro, perché il MES ci sono 17 governatori, questi 17 governatori godono di immunità, non possono essere perquisiti, non possono essere indagati, i loro uffici sono inviolabili, i loro documenti sono inviolabili, praticamente sono degli intoccabili che gestiscono tutti i nostri soldi. Questa è una cosa che io non trovo un senso a questa cosa, perché queste persone, cioè sono 17 governatori intoccabili. E oltretutto la cosa assurda è che a queste persone viene dato il potere di poter cambiare la quota di partecipazione di ogni paese a loro insindacabile giudizio.
E noi non ci possiamo rifiutare. Se uno di questi domani si sveglia e mette d'accordo gli altri 17 che noi dobbiamo dare non 125 ma 250, noi siamo obbligati a darle a 7 giorni dalla richiesta. Vuol dire che noi praticamente abbiamo svenduto il nostro saldo, abbiamo dato in mano a delle persone che domani possono metterci in ginocchio da un momento all'altro. E questa è una cosa che va chiarita. Non è possibile che i media continuano a buttare fumo negli occhi parlando della diaria. E a questo punto devo incolpare purtroppo anche il Movimento 5 Stelle, anche se io non voglio fare un discorso politico. Ma Roberto Fico, basta parlare della diaria, del rimborso dei parlamentari, perché questo è fumo negli occhi, è distrazione, tipo il pendolo per far, sai, per far ipnotizzare la persona. Perché la diaria, il rimborso dei parlamentari, non è manco lo 0,1% modo economista del PIL. Cioè, è una cosa sicuramente che va rivista, è una cosa che sicuramente che va cambiata per un punto di vista etico. Ma noi stiamo parlando di una cosa che ci chiede 165 miliardi di euro e la gente non lo sa. Che diamo il potere a 17 governatori di poterla cambiare in qualsiasi momento e la gente non lo sa. Abbiamo pagato una rata che mo ci avrebbe aiutato a salvare tutti i cassi integrati e la gente non lo sa. Abbiamo già dato 40 miliardi per il fondo salvassati, avremmo tolto l'IMU che ce ne volevano 9 miliardi, avremmo tolto la cassa integrazione, avremmo dato aiuto al lavoro, tutte queste cose per chi cosa? Per dare in un salvadanaio che se poi ci servono li dobbiamo chiedere in prestito. Allora queste sono cose. Mi sono talmente innervosito su questi temi che ho deciso di piazzare una tenda fuori Mediaset, dove entrano e escono quelli delle. Ho detto, io mi metto qui con una tenda, con l'amico Carluccio, Alessandro Carluccio, ho detto io devo chiedere queste cose a chi fa la TV d'inchiesta. Ovviamente le reazioni sono state quelle che io mi aspettavo, perché quando tu fai una domanda e chiedi ci spiegherete bene la situazione del Bilderberg e non ti rispondono, dici ci racconterete del MES, visto che ci avete raccontato di tutti gli sprechi, ora vi state accanendo sull'auto blu o non sull'auto blu, che voglio dire, quanto può, che può variare mo, se il presidente della, da chi sono andati da mo, l'ultima volta? Vabbè, se prendi o meno l'auto blu, addirittura adesso hanno fatto questa pagliacciata che sono andati tutti quanti col pulmanino per non prendere l'auto blu, quindi abbiamo risparmiato 250 euro di benzina. Lo 0,00001. Perché non ci raccontate queste cose? Le reazioni di quelli che sono i protagonisti della nostra TV d'inchiesta, i nostri paladini della giustizia, uno mi ha detto va a cagare, proprio così volgarmente. Quello col Maserati? Quello che è venuto poi tra l'altro a lavorare in Maserati, ma no, per figurati, se lo si riguadagna in maniera onesta, però, sai, fai il paladino della giustizia, parli di sprechi, la mattina riesci ad andare a lavorare con una macchina di 80.000 euro, anche quello mi ha dato quell'enfasi che io ho avuto nel video, un attimo anche di rabbia, ma non nei confronti della macchina, ben venga, anzi, mettiamo in moto l'economia, però sai, fai il paladino della giustizia, mi parli dello spreco dell'auto blu e tu la mattina c'è la fortuna di scendere a lavorare in quel modo, perlomeno guadagnateli, cioè spiegaci un attimo questi temi che io in rappresentanza del web ti sto chiedendo. Invece uno mi ha detto volgarmente la frase che non voglio ripetere, che mi ha detto prima, un altro è andato via, comunque non abbiamo avuto risposta. Però mi sono reso conto che mettendo questo video su YouTube 1.270.000 persone se lo sono andati a vedere, dopodiché si sono andati a vedere che cos'è il Club Bilderberg, che cos'è il MES e hanno cominciato una rivoluzione sul web. Che io dico, se noi facessimo tutti quanti su larga scala, approfittando magari proprio di movimenti come quello 5 Stelle che ha la possibilità di stare in Parlamento, perché devo andare io con una tenda fuori Mediaset che sono un normale cittadino e non lo fate voi che state in Parlamento a dire ok, devi uscire eletta da qui dentro, prima di far uscire eletta da qui dentro spiegate a tutti quanti da dove proviene, spiegate cosa hanno fatto i gruppi da dove provengono e vediamo se la gente accetta o se vengono tutti quanti qua fuori, perché queste cose non le fanno? Io su questa cosa non riesco a trovare una risposta. Allora ho deciso di stilare una sorta di memorandum di tutte quelle che sono le inchieste che i media dovrebbero fare, le risposte che i cittadini devono pretendere dai media. Se riesco a formare, anche con l'aiuto di Tamburo e di tanti altri amici, un gruppo realmente operativo che va fuori alle redazioni e dice ok, questo adesso è il nostro, le cose che dobbiamo sapere, questa è la TV d'inchiesta, chiarite queste cose. Dopodiché siamo tutti d'amore d'accordo, perché adesso a me mi vedono l'antichiena, cosa che io non ho assolutamente, non me ne può fregare. Vedremo che la zanzara. Questa è l'unica cosa. Quindi io sto preparando, poi ovviamente mi devo avvalere di esperti, che io parlo in maniera molto semplice, non sono io un economista, sono un giornalista pubblicista, ma mi piace affrontare le cose più con la mia napoletanità che con altri mezzi. E prepareremo questa lista di argomenti e io proporrò
di portare materialmente questa lista in mano a chi fa la nostra TV d'inchiesta, chi è responsabile dei nostri giornali. Perché io credo che adesso il segreto sta nei media partecipativi. Cioè, se noi riusciamo a imporre dal basso i temi da trattare, noi usciamo immediatamente da tante problematiche, perché non ci possono più prendere per i fondelli. Oggi lo possono fare perché hanno la complicità dei media, che io addirittura nel mio libro ho chiamato il braccio armato dei poteri forti. Finché esiste questa complicità, noi saremo all'oscuro, nessuno conosce il MES, nessuno conosce da dove proviene l'Etta, ecco, ci abbocchiamo tutto. Il giorno in cui i media sono obbligati a raccontare le prese per i fondelli che stiamo subendo ogni giorno, la gente scenderà in piazza, come 1,5 milioni di persone hanno visto il mio video, 10 volte tanto scenderanno nelle piazze e finalmente potremo avere quella rivoluzione auspicata da Grillo, che pure determinati temi li ha dimenticati, perché io ho imparato il signoraggio guardando gli spettacoli, non ne sento parlare più, o comunque ora siete in Parlamento, non portate la piscatole, portate le manette, attaccatevi al lavoro, pretendete che certi temi vengano spiegati alla gente, oppure spiegateli voi, mezzi l'avete, non scappate dalla televisione, pretendete di andare in televisione però solo per discutere determinati temi. Cioè, in televisione non andate a discutere della diaria, andiamo a capire il MES, chi l'ha firmato, perché come è stato firmato il MES? Questo è il famoso gioco delle tre carte napoletano. Noi avevamo un governo quando doveva essere firmato il MES, il governo Berlusconi. Ora che succede? Che se il MES lo doveva firmare Berlusconi, avrebbe dovuto dare spiegazioni a chi l'ha votato, quindi avrebbe dovuto raccontare che cos'è il MES e cosa andava a firmare. Allora, che cosa è stato pensato? Togliamo il Presidente del Consiglio eletto, che deve dare conto ai cittadini. Mettiamo un tecnico che non deve dare conto a nessuno, se non al Presidente che lo ha messo lì. In questo modo facciamo firmare il MES e il Fiscal Compact, che è un'altra ghigliottina. Così, Napolitano ha scelto Monti. Monti ha proposto a Napolitano il MES, tra di loro se lo sono firmati, arrivederci e grazie, nessuno ha saputo niente. C'è stato solo un articolo a pagina 7 del Corriere della Sera, così piccolo, che lo spiegava, cambiando anche il nome, l'ha chiamato in inglese, in modo che proprio nessuno ha capito niente. Questo perché hanno dovuto fare questo gioco delle tre carte? Perché in Germania, invece, dove hanno spiegato alla gente che cos'è il MES, ci sono stati 350.000 ricorsi alla Corte Costituzionale. Tant'è vero che si è dovuto bloccare il procedimento del MES e che si doveva pronunciare la Corte Costituzionale in Germania, e loro hanno avuto tante garanzie che noi non abbiamo perché hanno fatto ricorsi. Ora è possibile che un paese abituato all'austerity come la Germania ha trovato 350.000 ricorsi, e un paese come l'Italia, che non è abituato all'austerity come l'Italia, tutto in silenzio, non c'è stato un ricorso. Perché? Perché a noi non ce l'hanno detto. Non ce l'hanno detto, hanno fatto in modo che nessuno lo doveva spiegarlo, appunto, guarda al caso. Guarda caso, perché in quel momento c'era il governo tecnico che doveva dar conto solo al Presidente che l'aveva messo lì, e quindi questa cosa è passata nel silenzio più assoluto, le rate passano ogni volta nel silenzio più assoluto, e questo è il golpe che noi stiamo subendo assolutamente in maniera passiva, perché inconsapevole. Io sono convinto che se il popolo si rendesse conto della forza e del potere che ha, le cose cambierebbero. Quindi dobbiamo agire sui media e dobbiamo obbligare i media a raccontarci queste cose. Scusate, erano 5 minuti, ci ho messo un po' di più. Grazie ai due ragazzi napoletani. Volevo fare un'ultima domanda a Salvatore. Sappiamo che i banchieri governano grazie all'assenza di democrazia diretta, che poi si ripercuote sui media, ma governano anche al fatto che loro sono i più grandi spacciatori di sostanze tossiche, e non solo mi riferisco all'eroina, alla cocaina, l'oppio e quant'altro, che sono facilmente riconducibili all'MI5, all'MI6, britannici e compagnia cantante, CIA, NSA, ma a delle droghe molto più pesanti, molto più pericolose per l'essere umano, dato che tutti le assumono 3 volte al giorno, tutti i santi giorni. E mi riferisco alle droghe alimentari, e non mi riferisco solo alle droghe alimentari chimiche, no? Come l'aspartame, come il saccarosio o addirittura il sale. Mi riferisco proprio al fatto che i libri di medicina li hanno scritti Rockefeller. Rockefeller sono dei banchieri, la fondazione Rockefeller ha creato l'Università Americana di Medicina, quindi tutti i libri di medicina li hanno scritti loro. E le case farmaceutiche appartengono a Rockefeller. I Rockefeller sono sempre quei banchieri di prima. Ora, quando noi stiamo male, andiamo da questi medici che ci mandano, da questi farmacisti che hanno studiato sui libri di Rockefeller. Peccato che
noi non siamo un leone, non abbiamo la faccia vigente di un leone, quindi non si capisce come mai i medici ci dicono che dobbiamo mangiare la carne. Lo dicono perché dobbiamo mangiare proteine, ma non c'è nessuna fonte scientifica che dice che noi dobbiamo mangiare proteine. Se c'è qualche medico che su YouTube vorrà scrivere sotto il video qual è la fonte scientifica, qual è il testo scientifico che dice che noi dobbiamo mangiare carne, erba o grano, è pregato di scriverlo, dato che non esiste alcuna fonte che io sappia o che tanti ricercatori come me non conoscono. Quindi il nostro apparato digerente è identico a quello delle scimmie antropomorfe che mangiano tra il 90 e il 99% frutta. È scientificamente dimostrato che laddove si mangia carne si mandano in circolo una serie di tossine che cocaina e eroina in confronto sono poca roba. Le piante stesse, ogni volta che si mangiano le piante si mandano in circolo una serie di fitotossine che vanno, si attaccano direttamente ai neuroni, perché il corpo spalma su tutti gli organi e la prima cosa dove si spalma sono i neuroni. Vorrei sapere, secondo te, Salvatore, dato che tu nel tuo percorso di evoluzione antibancario sei diventato anche vegano, vorrei sapere cosa ne pensi del fatto che i banchieri, sì, è vero che usano cocaina e eroina per sottomettere i popoli, il calcio, il pane, le circenze, però il cibo 3, 4, 5, 6 volte al giorno, tutti i santi giorni, gli esseri umani se lo mettono in bocca. A parte che hai fatto una domanda e ti sei autorisposto, però a parte questo. Però certo, anch'io ho fatto un mio percorso, ho capito che il cibo è una SPA, si potrebbe chiamare cibo SPA, no? Società per azioni, perché è un modo proprio per controllare le masse, no? Anche il fatto che uno si indebolisce, poi si ammali, e fa parte proprio di queste teorie del cosiddetto mondialismo, no? Che sono basate sul controllo totale della popolazione. Quindi c'è i mass media, il cibo, la politica monetaria, tutta una serie di componenti che portano l'individuo ad essere lobotomizzato completamente e incapace di ribellarsi a tutta una serie di affronti che riceve. Quindi anche lo stesso cibo, per carità, è senza dubbio uno strumento, tu sei più titolato di me nell'entrare nei dettagli, però è uno strumento senza dubbio introdotto per lobotomizzare proprio le masse, perché la nostra dieta alimentare dovrebbe essere una dieta fruttariana, se non vegana almeno, ma comunque fruttariana, per la nostra composizione dei denti, per il nostro apparato digerente, eccetera, eccetera. E invece abbiamo una dieta che non rispecchia proprio la nostra morfologia, la nostra anatomia, anzi. E quindi di conseguenza, ma ci sono tanti strumenti per lobotomizzare, come ha detto anche Francesco prima, i mass media che non ci dicono assolutamente nulla, il cibo, l'economia, sono tutti dei fattori che ci stanno in un certo modo indebolendo sempre di più. Io spero proprio che riusciremo a reagire prima che sia troppo tardi. Ora non so se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo qui la conferenza e ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie.